Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene, ieri si è svolta la partita Salernitana-Pisa, si è giocata a Salerno, dove il Pisa ha battuto appunto i padroni di casa per 3-2. La partita è iniziata in ritardo, invece che alle 15 come stabilito, alle 17:30, causa collegamento VAR, eccetera eccetera. Quindi la Lega ha risolto facendo arrivare due arbitri sul posto, quindi VAR e AVAR onside. Questo è quanto, un soldoni. Poi le problematiche tecniche purtroppo ci sono dappertutto e quindi va bene. Detto questo, andiamo a vedere la partita. Non sono trascorsi neanche 120 secondi e il Pisa si è trovato in vantaggio grazie all'assist di Bonfanti per Bonfanti e quindi una bellissima rete a freddo. La Salernitana ha subito, perché per i primi 10 minuti, un quarto d'ora, il Pisa insomma aveva, diciamo, il pallino in mano, dopodiché il pallino è passato alla Salernitana grazie a Tongia, che ha spinto tanto sulla sinistra, quindi sulla nostra destra ha trovato difficoltà Touré. Comunque, grazie a un pasticcio, proprio un pasticcio in area di rigore nostra, la Salernitana pareggia la situazione, quindi 1-1. È stata veramente dura, ma contenere, diciamo così, la Salernitana in quel frangente, perché eravamo schiacciati. Questa è la situazione, insomma, ci siamo ritrovati schiacciati nella nostra area e si faceva fatica a uscire. Noi giocavamo, come giusto che sia secondo me, di rimessa o comunque di contropiede. Scusate, chiamatelo come volete, rimessa, contropiede, quello. Comunque, Beruat poi viene atterrato con un pestone in area, per l'arbitro non c'era niente, poi è stato richiamato dal VAR, è andato a vedere e effettivamente era calcio di rigore accordato e Pisa va in vantaggio 2-1 prima dello scadere, subito poco prima dello scadere del primo tempo. Nella ripresa il discorso secondo me cambia, ma grazie anche a qualche sostituzione il discorso cambia e dopo i primi 10 minuti si prende in mano la situazione e Tramoni con un Eurogol porta il Pisa in vantaggio per 3-1. Da lì in poi, i ragazzi sono stati bravi quasi a congelare la situazione, perché la Salernitana ha fatto veramente fatica, faceva fatica a costruire e faceva fatica a presentarsi davanti alla porta del Pisa per tirare. Anche perché Semper, comunque, poi l'andremo a vedere, anche perché Semper comunque ha fatto delle belle parate. E detto questo, cosa volevo dire in più? I ragazzi sono stati veramente bravi fino al 94esimo. Purtroppo, viene concesso un calcio di rigore per la Salernitana e quindi niente. Perché? Perché Moreo salta a braccia aperte e la palla gli finisce sopra. Bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione, perché se fosse successo prima, magari all'88esimo, magari all'80esimo, all'87esimo, sarebbe stato secondo me difficile. Bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione sia sulla prima rete, dato che c'è stato veramente un pasticcio nell'area, e poi su questi episodi bisogna fare attenzione. Queste sono magari le cosette da rivedere un attimo, però tutto sommato nel complesso la squadra si è comportata benissimo secondo me. Beh, la Salernitana quindi realizza il calcio di rigore, poi non c'è stato più tempo, fine dei giochi, fine della partita. Questo però, i ragazzi hanno tenuto botta, hanno contenuto, diciamo così, la Salernitana. Bene, io direi la partita è stata questa. Andiamo a vedere Semper, 7, perché ha fatto 3 interventi, uno meglio dell'altro, soprattutto sulla rovesciata di Verde, eccetera eccetera. Bravissimo Semper. Canestrelli 6, ma perché? Perché sul gol di Tongia c'è stato veramente un cataclisma. Complice Canestrelli, Caracciolo, Moreo, insomma è stato un
non si sa come, non si sa cosa. A quel punto, se uno si trova in difficoltà, prende la palla, butta al limite in calcio d'angolo, cioè nel senso, va bene, comunque sia, Caracciolo lo sei, perché al di là di quello, per il resto è stato insuperabile nel match. 6 e mezzo a Caracciolo, va bene. Buonfanti, il difensore, 6 e mezzo, perché è stato, diciamo, l'autore dell'assist, e perché è andata bene. Poi Inzaghi lo sostituisce dal 46esimo, quindi Calabresi, 6 a Calabresi, perché alla fine non ha sbagliato niente. Touré, 5 e mezzo, ha fatto veramente veramente fatica sulla destra, non è il suo ruolo. Tonja era una spina, è stato una spina nel fianco, però va bene, queste sono cosette da rivedere. E Jolt, 6, perché su Braff si comporta veramente veramente bene. Abilgrad, 5 e mezzo, secondo me ancora da, deve prendere ancora le misure. Trato al 50esimo, Piccinini, 6 e mezzo, perché il suo apporto nel match è stato fondamentale. Infatti da lì in poi, dopo le sostituzioni, si è visto un Pisa che ha ribaltato, secondo me, le cose. Beruatto 7 oggi, al di là del che si è procurato il rigore, però è stata una spina nel fianco sulla sinistra. Poi è entrato dal 63esimo Angori, 6, quindi perché ha tenuto bene la posizione, la sua zona di campo, ok? Tramoni, 7 e mezzo. Tramoni si vede poco, ma quando si vede è incisivo, ma questo è l'attaccante. Quindi bravo Tramoni, bellissima rete, Eurogol, e quindi 7 e mezzo. Moreo, 5 e mezzo. 5 e mezzo, vuol dire che ce l'ha con Moreo? No, io non ce l'ho con Moreo, assolutamente no. Ma perché lo 5 e mezzo? Perché la baruffa nell'area è prima, e poi il rigore. Bisogna fare più attenzione, bisogna fare più attenzione. Più attenzione, è pericoloso, soprattutto con una squadra come la Salernitana, che secondo me è una squadra forte, bisogna fare più attenzione. Buonfanti, 7 e mezzo, è il capocannoniere della B, e quindi un bel 7 e mezzo, un 7 e mezzo per la grandissima rete che ha fatto. Poi noi abbiamo fatto comunque 2 o 3 occasioni che magari non sono andate in porto, però altre due o tre occasioni le abbiamo avute. Che dire, abbiamo Inzaghi, io darei 8 a Inzaghi, perché alla fine un allenatore che ha saputo, diciamo così, ha diretto la squadra bene, ha saputo far fronte, o comunque ha dato le indicazioni giuste per far fronte alla pressione costante che c'è stata soprattutto nel primo tempo da parte della Serenità. Quindi bene, e io credo che andando avanti così noi andremo lontani, come ho detto già all'inizio, andremo lontani. Una squadra al Pisa quest'anno diretta magistralmente, la strada secondo me è quella giusta, l'allenatore secondo me sta facendo delle bellissime cose, questo gruppo ha ancora bisogno di essere di essere amalgamato, soprattutto con i danesi che sono arrivati, insomma deve ancora lavorare un po', Inzaghi sicuramente, ma troverà piano piano, si troverà la via. Poi ora sono le prime partite, poi ci sarà l'ingranaggio, via via andando avanti, secondo me saremo ancora più forti, io credo, se tanto mi dà tanto. Ora poi avremo il Brescia in casa, vedremo come andrà, ma io credo che Zaghi troverà sicuramente la postazione giusta, la posizione giusta da dare a questa squadra. Lavorare, lavorare, lavorare e amalgamare la squadra sempre di più. Questo è quello che io credo che arriverà a fare il nostro Pippo Inzaghi. Bene, detto questo io mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!